Ciao a tutti, io sono Diana e oggi vi mostrerò quali sono i nostri pasti principali in una giornata. Abbiamo deciso di dedicare un video a questo argomento proprio perché tantissimi di voi ci hanno chiesto delle idee per pasti semplici che non richiedano troppo tempo di preparazione. Allora partiamo subito dalla colazione. Innanzitutto, appena sveglia non tendo a mangiare subito. Preferisco bere un bicchiere d'acqua calda oppure una tisana senza aggiunta di alcun tipo di zucchero. Dopo circa mezz'ora comincio a preparare la colazione, che solitamente è salata e molto semplice, delle crepes o dei pancakes che a volte mi gusto insieme a un caffè di cicoria diluito con del latte di mandorle. Questa volta mi sono preparata dei pancakes di fave farciti con tonno, maionese, rucola e dei semi di zucca. In una ciotola ho unito 150 g di farina di fave insieme a 200 ml di acqua e ho mescolato bene per sciogliere i grumi. Poi ho aggiunto 2 uova e ho continuato a mescolare. Infine ho aggiunto 5 g di bicarbonato e un pizzico di sale. Ho cotto i pancakes nella padella leggermente oleata, ben calda, per pochi secondi da entrambi i lati. Poi ho preparato la crema di tonno e maionese, unendo 150 g di tonno sgocciolato con 2 cucchiai abbondanti di maionese e ho mescolato il tutto. A questo punto ho farcito i pancakes con la crema. Con un ciuffo di rucola e dei semi di zucca. Ecco la nostra colazione pronta in pochi semplici passi. Il pranzo invece lo facciamo abbastanza tardi, intorno all'1:30, perché siamo sempre presi da lavori e nuovi video che facciamo per voi e quindi scegliamo sempre qualcosa di semplice però, come per esempio questi straccetti di tacchino con zucca al forno. Per il pranzo ho tagliato circa 500 g di zucca a cubetti non troppo piccoli. E li ho disposti in una teglia con carta da forno. Ho aggiunto 2 spicchi d'aglio schiacciati e tagliati grossolanamente, qualche cucchiaio di olio di semi di girasole, un cucchiaino di paprika dolce e del sale. Ho mescolato il tutto e ho infornato a 200 gradi in modalità statica per circa 20 minuti. Nel frattempo ho tagliato 200 g di petto di tacchino a striscioline. L'ho aggiunto in una ciotola e l'ho condito con del succo di limone, un cucchiaino di olio di semi di girasole e del sale. Ho mescolato il tutto, dopodiché l'ho cotto in padella per pochi minuti. Ecco pronto anche il nostro pranzo. L'ho servito subito con la zucca al forno e una spolverata di foglie di sedano fresco tritate. A cena ci andava qualcosa di caldo e visto che avevo delle verdure in frigo da finire, allora ho deciso di preparare una zuppa di verdure e polpette, anche questa molto semplice da fare. Per la zuppa ho tagliato finemente 300 g di verza e l'ho aggiunta in una ciotola. Poi ho tagliato 200 g di bietole e le ho unite alla verza. Ho tagliato una carota piccola a cubetti.
Ho tagliato anche 200 g di sedano rapa. E infine mezza cipolla a listarelle. Ho aggiunto tutti gli ortaggi nella casseruola e ho versato abbastanza acqua da ricoprire il tutto. Dopodiché ho messo a cuocere per circa 20 minuti. Nel frattempo ho preparato le polpette, quindi ho unito 300 g di macinato di vitello insieme ad una carota piccola e circa 10 g di porro tagliato finemente. Ho condito con del sale e pepe e ho mescolato il tutto. Ho creato le polpette della dimensione di una noce. E trascorsi i 20 minuti iniziali ho aggiunto anche le polpette. Ho condito con del sale quanto basta e ho fatto cuocere la zuppa per altri 20 minuti. Ecco pronta anche la nostra cena, da servire calda con un filo d'olio. Per quanto riguarda i vari snack durante la giornata, non ne facciamo moltissimi, dipende sempre dai pasti principali che facciamo durante la giornata. A volte come merenda sgranocchiamo delle mandorle, oppure qualche carota o del sedano fresco. Dopo cena invece, a volte, non sempre, ci gustiamo una tisana mentre lavoriamo a nuovi video per voi. Bene, questi sono gli esempi di pasti che noi ci prepariamo durante una giornata qualsiasi della settimana. Come sempre, se vi è piaciuto questo video potete iscrivervi al nostro canale per non perdervi le ricette che pubblichiamo ogni mercoledì. E vi aspettiamo anche su Instagram, dove pubblichiamo ricette e nuovi contenuti ogni giorno. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.